Dovete sapere che la laguna di Marano è una tranquilla oasi dove gli animali convivono pacificamente tra loro. Qui si incontrano in vari periodi dell'anno uccelli migratori che arrivano da paesi o addirittura continenti lontanissimi. Troviamo però anche svariati uccelli o pesci che vivono lì tutto l'anno. C'è Carl il Cormorano che dirige insieme a Freddy l'Anatra l'albergo in cui ospitano tutti gli uccelli di passaggio. E anche suo cugino Jackie, il cormorano, famosissimo in tutta la laguna per le sue canzoni e per le sue serenate, sposato con la bellissima cormorana Mirella. Troviamo poi Geremia, il germano reale, che è un famoso attore. C'è poi l'immancabile Tenente Cygnus, investigatore tra i più famosi di tutta la laguna, e tanti altri. Stavo quasi per dimenticarmi di me, Rino il Ranocchio Reporter. Non può esserci avvenimento che mi sfugga in tutta la laguna. Tutto questo accade senza che Pelle e Rosa se ne accorgano. Passano in grandi gruppi da una parte all'altra su quelle passerelle di legno, fermandosi a guardarci e a tirare fuori oggettini, che a volte rischiano anche di accecarci. Non è di questo che volevo parlarvi. Poco tempo fa in laguna è successo un fatto terribile, anzi, orribile. Un giorno, Giorgio, il gabbiano reale, planava tranquillo sui canali delle foci dello Stella, vicino ai casoni, e pensava calmo. Guarda un po' te questi casoni, grandi abitazioni costruite interamente in canna palustre che venivano edificate un tempo dai pescatori, prima che la zona diventasse un'oasi protetta, per fermarsi durante la notte e ricominciare a pescare già la mattina seguente. Questi sfaticati di Pelle Rosa non hanno proprio la capacità di adattarsi, devono avere sempre un tetto sopra la testa, viziati! Quando ad un certo punto il flusso dei suoi pensieri venne interrotto sulla spiaggia, c'era qualcosa, o meglio, qualcuno. Planò lentamente e si fermò proprio davanti a quella strana figura. Poi si soffermò e guardò meglio. Ma cos'è questo? E rimase basito. Oh no! Pensò. Ma questo è Jack il Cormorano! Devo chiamare subito gli altri! Magari è svenuto! Non ebbe il tempo di finire la frase che vede una macchia rossa che si allargava intorno al capo. Oh no! Ma questo è sangue! Devo avvisare gli altri! E subito! E spiccò il volo in direzione della zona abitata. Tutti gli animali accorsero lì in un lampo. Nessuno poteva crederci. Jackie, il famosissimo cormorano, era stato ammazzato senza un briciolo di pietà. Mirella non riusciva a darsi pace e singhiozzava senza ritegno. Il mio Jackie! Com'è possibile? Non può essere successo! Invano le sue amiche tentavano di consolarla. Non c'erano parole per una simile disgrazia. Fu proprio in quel momento di disperazione culminante che arrivò sul luogo del delitto il tenente Cygnus insieme alla sua squadra e subito fece delimitare la zona ai suoi agenti. Poi disse ad uno di loro: voglio una rapida sintesi di tutto quello che riguarda Jackie sulla mia scrivania entro stasera. Mi raccomando! Sì, signore! E tu? Disse ad un altro. Vieni qui, fai un calcolo del corpo e chiamo squadra mobile falchi di palude per trasportarlo via per il funerale. Ok, capo. Aveva un'aria così autoritaria che nessuno avrebbe potuto contraddirlo, tanto che quando Mirella gli si avvicinò, lui le disse: non si preoccupi, assicureremo il criminale alla giustizia. Quella sera l'agente a cui aveva raccomandato il lavoro si presentò puntuale e gli fece il seguente resoconto. Allora, capo, Jackie amava stiracchiarsi lungo i pali di segnalazione nella laguna. Si nutriva soltanto di pesce, ma a differenza dei suoi simili andava ghiotto solo dell'anguilla stagionata affumicata. Si trattava bene. Già, inoltre, simili prelibatezze potevano essere vendute solo da una persona. Sa da chi? Da Mirko, il gabbiano comune. Gli farò una visitina. Ma ora parlami del decesso. Ci sono segni di colluttazione prima della morte e una profonda cicatrice sul punto che collega il collo con la testa. Per il momento non abbiamo altre informazioni. Così va benissimo. Tra un paio di giorni ci sarà il funerale, ma prima voglio vedere il luogo del crimine, deserto. Mentre domani farò una capatina alla bottega di Mirko. Voglio un paio di domande. Vai pure, ottimo lavoro. Grazie, capo. E così dicendo si congedò. Il tenente Cygnus uscì dal suo studio sotto un elegante salice piangente e si diresse verso il luogo del crimine. Il sole cominciava a tramontare e il cielo s'affumicava di una tinta rosata.
Che bella serata per una giornata così terribile. Arrivò sul luogo del delitto, che ormai il sole stava per tramontare, ma, grazie a delle torce prontamente accese, si vedeva tutto l'ambiente circostante. Osservò attentamente la zona e ad un certo punto, guardando il terreno, mormorò: «Il colpevole torna sempre sul luogo del delitto!» Così si accucciò e studiò le impronte. In primo luogo erano gruppi di 4 e poi erano diverse. Le zampe posteriori avevano 4 ramificazioni con unghie che lasciavano piccoli solchi, mentre le zampe posteriori erano palmate. C'era solo un animale che poteva lasciare quelle impronte e lui, il tenente Cygnus, lo conosceva bene per i suoi precedenti penali. «Richard, non mi conosci bene come credessi. Tu non puoi dissimulare le prove e puoi fuggire appena senti arrivare qualcuno. Che errore grossolano! Da uno come te non me lo sarei mai aspettato!» Pensò il tenente Cygnus, ma ormai aveva quello che voleva e la maggior parte dei tasselli di quell'intricato mosaico sarebbero tornati al loro posto a breve. Così prese la via di casa. Rincasò quando ormai c'era buio pesto e si coricò pensando: «Domani mi aspetterà un gran lavoro!» Il mattino seguente si alzò presto e si recò subito al suo ufficio. Poi, dopo aver buttato giù un paio di righe per i suoi sottoposti in merito a quanto aveva scoperto la notte prima, si incamminò verso la bottega di Mirko con un sacchetto in spalla. Nel giro di 2 ore arrivò a destinazione. Era una bella bottega quella di Mirko, sotto una delle passerelle di Pellerosa. Entrò e subito il proprietario gli chiese: «Desidera scambiare 4 chiacchiere, sono il tenente Cygnus.» «Ah, tenente, la sua fama la precede, ma dica, dica pure.» «Quando ha venduto l'ultima dose di anguille affumicate e stagionate?» «Intende dire quelle preferite da Jack il Cormorano? Ah, poveretto, è da un po' che non vendo più quel genere di prodotto. Solo Jackie poteva permetterselo.» Fece il tenente, allungando un pezzo di focaccia di Pellerosa, il cibo preferito dai gabbiani comuni, sul bancone. «E con questo cosa vorrebbe dimostrare? Io sono innocente e le ribadisco che non vendo più!» Ma il tenente non volle mollare ed aggiunse altri 2 pezzi di focaccia a quello precedente e li spinse verso il gabbiano comune, che non seppe resistere. «Venga con me!» disse e lo portò con sé nel retro. «Qualche tempo fa, un cliente anonimo ha ordinato un gran numero di anguille, raccomandando la massima segretezza e promettendo che mi avrebbe pagato un extra nel caso qualcuno mi avesse chiesto qualcosa. Non so chi sia, ma posso dirvi che mi hanno detto di recapitare le anguille vicino alla cittadina Pellerosa di Marano, proprio sotto una collinetta.» «Ok, grazie. Ora devo andare», disse Cygnus. «Dannazione!» pensò. «È molto lontano. Il funerale verrà tenuto stasera. Devo correre!» Attraversò gran parte della laguna, arrivò fino al luogo indicato e vide l'apertura della tana. Vi entrò calmo e pronto a mobilizzare chiunque gli si fosse parato davanti, ma quando arrivò al centro della tana, sulla parete c'era una grande iscrizione: «Complimenti, Cygnus, ce l'hai fatta! Ma ormai è troppo tardi! Trovami, su!» «Donazione!» pensò Cygnus. «Il funerale! Mirella è in pericolo!» Allora corse velocissimo per tutta la laguna, fino al luogo dove si sarebbe tenuto il funerale, e fece mimetizzare i suoi agenti. E appena l'assassino apparve, Cygnus si parò davanti a Mirella. «Per te è finita, Richard Lenuta. Ti dichiaro in arresto per omicidio, tentato omicidio e distruzione ambientale. Sei circondato, arrenditi!» Sibilò la nutria. «Con immenso piacere», rispose Cygnus. «Ragazzi, fatevi da parte, ci penso io!» E così dicendo iniziò una lotta in cui Cygnus venne anche ferito, ma alla fine la nutria venne immobilizzata. E così si conclude la nostra storia. Si scoprì poi che Richard aveva ucciso Jackie perché ancora molti anni addietro la nutria era stata innamorata persa per Mirella, ma lei si era fidanzata oramai Jackie il Cormorano e poi si erano sposati. Da allora non l'aveva più perdonata e aveva architettato un modo per vendicarsi. Richard e la nutria venne esiliata e non tornò mai più, anche se nulla avrebbe mai potuto ricucire la ferita di Mirella. Questo è quanto, ed ora è meglio che vada a dormire, sono vecchio e stanco. E questa è l'ultima dichiarazione con cui chiudo questa breve testimonianza per i posteri, affinché tutto ciò non venga dimenticato. Rino, il Ranocchio Reporter.